padrone d'argento a Giulio De Angeli, lui laureato della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, a volte anche senza la simbolica, perché vogliamo dare un indirizzo preciso. Io sono onoratissimo di essere qui e io spero che possa essere un messaggio per i giovani. Tengo a precisare questo punto. Per me il mio mito di studente, quando arrivai a Pisa, era Carlo Maria Rosati, primo studente che fece la doppia laurea in medicina e ingegneria biomedica all'Università di Pisa, a Sant'Anna. E per me lui era un mito, è stato davvero, ed è tuttora il mio mito, è un precursore, proprio toscano. E io, per me Rosati ha rappresentato un'ispirazione formidabile. E la mia massima speranza è che il mio caso e la risonanza che fortunatamente ha avuto possa fungere per altri studenti in maniera simile a quello che Rosati è stato per me. Dico sempre ai giovani di andare in laboratorio fin da subito, anche prima dell'università, perché non ti innamorerai mai del libro di biochimica di 4.000 pagine, ti innamorerai di una materia nel momento in cui andrai in laboratorio, vedrai che c'è vita oltre a quella materia ed è lì che scatterà la scintilla. E ti verrà voglia di studiare il libro di 4.000 pagine, non il contrario. Me lo chiedono in molti, come, qual è la mia giornata tipo? E la mia giornata tipo consiste nel non avere una giornata tipo. E secondo me quella è la ricchezza e la bellezza del mestiere del ricercatore. Io sono fermamente convinto che il mestiere del ricercatore sia il più bello del mondo, perché non ci sono due giornate uguali. E tu vivi dominato dal problema, non da l'idea di ripetere una certa giornata lavorativa tipo n volte, ma dominato dal problema. E quindi vedi tu che metodiche applicare per risolvere quel problema. E quindi diventa totalizzante, diventa veramente un'esperienza di vita totalizzante, estremamente gradevole, perché è sempre più coinvolgente, entri in un circolo virtuoso in cui ti viene voglia di fare sempre più strategie, te ne vengono in mente nuove e poi tutte applicarle. E si entra in questo mondo meraviglioso in cui appunto si sta benissimo. La medicina e alla ricerca, soprattutto verso quelle malattie dove secondo me è il mezzo più poco accademico di l'Italia. I problemi della ricerca, e dunque, l'Italia ha sia appunto degli aspetti in cui sicuramente offre una grandissima qualità rispetto all'estero, altri due hanno carenze. Sicuramente ecco, l'aspetto degli investimenti è quello più critico. E la peculiarità, forse se vogliamo, dell'università italiana è anche, come ben sappiamo, il fatto di essere estremamente teorica. Questo può essere una risorsa in certe materie più teoriche, ma è sicuramente un impedimento verso altre materie più sperimentali, come quelle più biologiche. Quello che possiamo sicuramente, ecco, la lezione che possiamo trarre dall'esperienza del Covid è ancora maggior ragione rispetto a prima quanto sia veramente importante investire nella ricerca pura. E io ritengo che il problema delle neurotransmissioni sia di importanza veramente cruciale, sia un'emergenza che magari non viene sempre, cioè che passa un po' in secondo piano molto spesso, ma è un'emergenza enorme. La scala di questo problema è vastissima, è un problema che è come ordine di grandezza è qualcosa che interesserà uno su quattro, uno su tre di noi. E i numeri sono in forte aumento, si prevede che quadruplicheranno entro il 2050 come prevalenza. Ho mandato però una bella lettera che poi vi leggerò.